Finanza.com e con José Antonio Blanco di Credit Suisse. Buongiorno José, Credit Suisse è sempre stata una delle banche più focalizzate sull'Italia, sugli investimenti obbligazionari italiani. Cosa ci puoi dire dei BTP visto il continuo calo dei rendimenti? Buongiorno, sì, beh, è che rimangono interessanti. Chiaramente la compressione degli spread, quindi la riduzione dei rendimenti limita il potenziale, ma a questo punto riteniamo che sia ancora un investimento che offra un rendimento adeguato. Bisogna tener conto però del fatto che più passa il tempo e più si comprimono gli spread, più diventano interessanti alternative. Per esempio, una cosa da tenere d'occhio è l'evoluzione dei tassi di interesse negli Stati Uniti, dove grazie anche alla combinazione della forza del dollaro americano i rendimenti stanno raggiungendo livelli che probabilmente potrebbero essere interessanti. Ecco, per gli investitori che invece sono a caccia di rendimenti più elevati, Credit Suisse ha portato in Italia due nuovi fondi multi-asset. Cosa ci può dire a proposito? Beh, il primo fondo, il High Income, è un fondo che è stato costruito per gli investitori che vogliono avere un flusso di rendimento importante, che sono disposti però a avere un livello di rischio leggermente superiore a quello che è la soluzione classica per questi clienti, che è il portafoglio di reddito fisso. E il metodo con cui questo si raggiunge in un contesto di tassi di interesse molto bassi è diversificando e usando opportunisticamente un universo molto più ampio. Quindi questo fondo non investe unicamente nell'obbligazionario, ma usa anche l'azionario, anche se la focalizzazione è sul rendimento, quindi anche quando si investe in azionario si investe soprattutto in titoli che offrono dividendi importanti e in altre categorie di investimento. Il secondo invece è qualcosa che è un po' diverso, il systematic return, e l'idea è quello di usare delle strategie che siano possibilmente poco correlate con l'evoluzione del mercato per costruire un portafoglio in grado di generare un rendimento interessante che però sia meno dipendente da quelle che sono le giravolte di mercato, quindi qualcosa che va molto bene soprattutto come complemento a un portafoglio che ha delle esposizioni importanti sia al mercato obbligazionario che al mercato azionario. Una cosa importante di questa seconda strategia del systematic return è l'importanza della gestione del rischio. Il portafoglio viene costruito sì con lo scopo di ottenere un rendimento interessante, ma allo stesso tempo c'è un occhio molto importante di riguardo su quelli che sono i rischi di perdita che non possono venire eliminati ma che vengono controllati in modo molto stretto. José, ti ringrazio, buon lavoro. Grazie.